Aspettate il conosco, vi ricorda che questo mercoledì ci sarà la partita alle ore 15 contro i Cappelli Romani. Tra l'altro vi ricordiamo di conservare... Motivato quest'oggi nei confronti dell'Andrea, voi avete avuto un buon inizio, 20 minuti in cui avete cercato di fare la partita, poi cosa è successo? Ma innanzitutto abbiamo perso, secondo me, meritatamente. Monopoli ha fatto sicuramente un'ottima partita, perché quando commettiamo degli errori come abbiamo commesso nel due gol, è normale che perdi, è giusto che perdi, però insomma, ci stava dopo tanto tempo, una battuta d'arresto, tutta la partita l'abbiamo persa alla parte del genere, quindi ci può stare, anche se ovviamente dobbiamo fare delle considerazioni, vedere da dove è venuta questa sconfitta, e qualcosa. Quanto ha fluito il recupero di mercoledì sulle gambe dei giocatori? Ma più sulle gambe, secondo me, mentalmente, sono stati, secondo me, credo, tutti tantissimo, però secondo me sono anche un po' mischierati, come si dice per noi, la partita come quella di oggi, dopo tre giorni, è stata oggi e mezzo, perché gli altri hanno trovato sicuramente più motivazioni e poi noi, come dicevo prima, abbiamo sbagliato la strada. In queste partite qua devi sbagliare il meno possibile e cercare poi, con la qualità che hai, di poter sfruttare le occasioni. Anche davanti in questo momento abbiamo qualche piccolo problema, si è iniziato soprattutto fino a noi sul 1-0, perché c'era tutta la partita da giocare. Però, questa sconfitta con calma, per serenità, per cercare di riprendere il nostro cammino, che per me è sempre lo stesso, perché noi, come sempre detto, dipende solo e esclusivamente da noi. A parte la densità, la maggiore vigoria fisica da parte del Monopoli che ha fatto la differenza, pare, soprattutto sugli esterni, con Pinto e Murano. Ma no, abbiamo subito delle intoto, l'atteggiamento del Monopoli, un pochino questi lanci da dietro, abbiamo subito addirittura un gol su una ripartenza, eravamo schierati male, diciamo, abbiamo andato a partire. C'è una domanda anche del collega della Gazzetta, Gianluca Casciola. Sì, i quattro esterni comprensivi centrocampisti e terzini in pratica nuovi, prima volta tutti e quattro insieme, soprattutto i due terzini, il motivo della scelta, perché non ne aspettavamo la vigilia questi giocatori. Sì, è normale che in tre partite in sette giorni fanno valutare anche la, diciamo, l'intera rosa. Gli esterni si sono cambiato, a mercoledì avevano speso tantissimo e durante i tre giorni prima di arrivare ad oggi avevo provato quelli che poi sono andati in campo e avevano altre garanzie. Poi l'errore singolo nel primo gol e l'errore, diciamo, di tutta la squadra nel secondo hanno fatto sì che si perdesse questa partita, secondo me in maniera meritata. Se un'ultima domanda da parte mia, vi sentite un po' accerchiati? Cerchiamo di dire poco, insomma, siamo sotto gli occhi di tutti, ma io penso che noi dobbiamo stare sereni perché abbiamo tutto da rimettere, stare a ascoltare, tra virgolette, anche qualche bischierata serve a poco, dobbiamo guardare la nostra strada, dobbiamo guardare quello che abbiamo sbagliato oggi, non è colpa certamente né del British né del Taranto né delle altre squadre che stanno lì dietro, la colpa è nostra. Quindi dobbiamo pensare di metterci in piedi noi, poi quello che pensano gli altri è me proprio. Grazie. Allora, parliamo della partita, naturalmente una partita vinta meritatamente dal Monopoli, partita giocata con la grinta, la determinazione, ma anche con un gioco importante, perché avete messo sotto l'Andria, soprattutto sul piano del gioco, sulle fasce, sul piano della densità. Sì, siamo partiti forte, quello che dicevo ieri, l'importante era partire forti. Abbiamo rischiato pochissimo, abbiamo fatto una grande prestazione, abbiamo buttato il cuore oltre l'ostacolo e alla fine i risultati si sono visti. C'è stata la pressione del gol in cui Pinto è stato molto altruista a passarti quel pallone, hai detto qualcosa durante la corsa oppure ha fatto tutto lui? No, io cercavo solamente di stare in linea con la palla, ho visto che è partito in contropiede, quindi ovviamente da attaccante ci ho creduto fino alla fine e per fortuna è andata bene, anche se era un po' lunga, però ci sono arrivato.
stata anche un'occasione in cui ti hanno dato un gol per fuori gioco sulla occasione di Fino, respinta da Cilli. Sì, io sicuramente non ero in fuori gioco, però l'arbitro diceva che c'era un giocatore sul tiro di Fino in linea con il portiere, quindi l'ha annullato, però io sicuramente non ero in fuori gioco perché ero in linea e vedevo nettamente la linea. Ha fatto un grandissimo lavoro non soltanto nelle conclusioni, non soltanto nel gol, ma anche nel tenere il pallone in mezzo ai due difensori centrali dell'Andria. Non è stato anche il gol, l'occasione in cui Ula ti ha chiuso all'ultimo istante. Partita importante anche da questo punto di vista da parte di Ula. Sì, sì, sono contento perché dopo un periodo di stop a causa di alcuni problemi fisici, oggi superati, sono contento per me che ho fatto gol, ho ritrovato la via della rete, ma sono contento soprattutto per la prova dei ragazzi. Voglio fare un complimento a tutta la squadra perché comunque abbiamo fatto una grande partita. Ora si pensa ai Castelli Romani, una delle partite più importanti di questa stagione, se non forse in questo momento la più importante. Sì, sì, come ti dicevo ieri, pensiamo una partita alla volta. Oggi c'è stata l'Andria e abbiamo superato questo ostacolo. Adesso mercoledì arriva Castelli Romani, ci prepariamo questi due giorni e vediamo che ne esce fuori mercoledì. Ma no, guarda, ti dico che questo è un gruppo che oggi sinceramente mi ha dato una grande soddisfazione, ci siamo dati una grande soddisfazione, ma soprattutto anche per la gente, perché ci teneva tantissimo a questo derby. Credo che sia stata approcciata nel modo giusto, con determinazione, con cattiveria, e quindi una partita diciamo quasi perfetta. Quasi perfetta, nonostante nelle ultime 48 ore sia successo un po' di tutto, con gastroenteriti per Manzo, per la voragine, Esposito che era in lista e poi è stato costretto a uscire dal campo, praticamente poco prima di entrare in campo, insomma, nonostante questo però avete giocato la partita, come dicevo, quasi perfetta. Ma diciamo che questo è il sintomo di, diciamo, di compattezza, no? Di spirito di gruppo, di gente che lavora settimanalmente, quindi in qualsiasi momento ci dovesse essere bisogno, sempre pronta lì a dare il suo contributo. Io non ho dubbi di questo, quindi non ho assolutamente dubbi del mio gruppo, perché l'ho sempre pensato. È chiaro, nel calcio poi ci sono momenti e momenti, però noi sappiamo che se riusciamo a perseguire questa strada, molto probabilmente ci toglieremo ai nostri tifosi, gli faremo togliere grandi soddisfazioni. Grande densità in mezzo al campo, ma una partita che è stata vinta sulle fasce con Urani e Pinto. Sì, diciamo che è una partita che avevamo preparato, che avevo preparato attaccandoli abbastanza alti, quindi cercando di non far giocare, perché molto probabilmente loro, anzi sicuramente loro, hanno la loro forza nell'uscire ad andare sugli esterni. Noi abbiamo fatto un gran lavoro con due esterni, ma abbiamo fatto anche un gran lavoro a livello di intensità in mezzo al campo. Diciamo che è stata una partita veramente, veramente fatta in maniera perfetta, dai, perché credo che loro abbiano tirato quasi mai in porta, tranne qualche tiro da fuori area. Noi in primo tempo potevamo fare, sì, diciamo, il secondo gol, un palo nel secondo tempo. Bene, due gol annullato, come dicevi tu. Bene, deve essere di buon auspicio per quello che sarà un altro impegno importante mercoledì. Lavoriamo con la massima tranquillità e quindi sicuramente mercoledì ci sarà un po' di turnover in base a quelli che magari oggi non hanno potuto dare niente, quindi abbiamo una rosa che ci può far togliere grandi soddisfazioni.